Va bene. E di conseguenza, noi avevamo delle missioni o dovevamo accettare una nuova? Mi sa che dobbiamo accettare una nuova mission. Apparentemente sì, dobbiamo andare in un'altra zona. Vediamo un po'. Randy, senti un po'. Oh, senza fare approcci vari ed eventuali. Che è successo? Bacio, invita a lei. No, mostrami la Vorrei mappa. vedere la mappa delle alleanze. Allora, abbiamo questa zona dove la potenza è 130 e ce lo dice in bianco, quindi probabilmente ci siamo a 130 di potenza. Va bene, nel dubbio andiamo a questa di 90, che mi sa che è meglio. Non è che siamo... Hitam mi Ma ha queste le detto di dobbiamo fare andare a Lud. tutte, Che informazioni hai? Una città tumultuosa. no? Se è a Il Halfdan 205, no, non è Ragnarsson vero, aveva non è cercato di possibile. reclamare per sé, ma ha resistito a ogni assalto. Per Hitam la città è dominata da uno strano culto, Ah, 105, l'Ordine ok. degli Antichi. Ho 205 ho detto, chiesto di caspita, dei pro. scovarli e di eliminarli. Così facendo aiuterei la gente della città e quindi potrei ottenere un'alleanza. In una città così caotica si può tentare. Entra dalla porta nord e inizia a chiedere in giro. Va bene, andiamo a Luden, vai, vai. Coltellata tattica sulla mappa e si vola. Si vola. Si va a Lo piedi, che farò. si vola. Bene, mi dirai al ritorno. Va bene, ciao. Allora, vabbè, se ci riusciamo a teletrasportare comunque più vicini sarebbe già... più vicini sto paio di palle. Quella più vicina... Allora, potremmo fare da... No, da qua a qua, sti cazzi, no? Possiamo fare anche da qua... E poi andiamo a sbloccare direttamente quella della città e via. Lasciata quasi a finire. No, vabbè, ma giusto così, tanto non cambia niente, quindi magari, che ne so, ci sblocca qualcosa. Che cazzo si vuole sbloccare? E se ne va! Dai, Eivor! Facci sognare, facci sognare. Anzi, prima di tutto, scendi qua. Però scendi in modo più tecnico-tattico. Grazie, Ioria! Grazie per i nuovi... per i nuove mesi. Grazie mille, Ioria! Buon pomeriggio, buon pomeriggio. No, vabbè, tanto l'ultima volta mi sa che avevano comunque fatto il loro inghippo. Buttati, buttati! Dai, che morbido! Che cazzo. Stacco punta, raccogliamo tutto che comunque ci serve per craftare quello che vogliamo craftare. Se vogliamo craftare. Qua possiamo scendere? Sì. Là, là. Buttate, buttate, che morbido. Attenzione! Ma io avevo sbloccato la capriola... fase di discesa. Dove cazzo devo andare dall'altro lato? Mannaggia la puttana. Allora, chiama il cavallo che si faceva con la freccia. Mamma mia, i pro. Vai, vai. Però si potrebbe mettere anche la navigazione automatico con lupacchiotto barra cavallo barra comunque altra bestia. Sennò qua due coglioni. Ma prima che arriviamo. Vabbè. Damos, damos. Siamo... Ah no, vabbè, a 400. Mi usciva 1.500. Che cazzo era 1.500? 1.300? Non lo so, vabbè, però... Secondo me siamo a 1.000 e passa. Infatti, quello che ci segnava penso che sia quello. Vabbè, allora vai, va. Piano piano. Piano piano, non perché io voglio andare piano piano, ma perché... Un'ora e mezza. Attenzione, abbiamo investito un picciono. Si è buttato lui, sotto al lupo. Si è buttato lui, non è che è colpa mia. Insomma, questi si buttano. E oddio, dove cazzo sto Ora, andando? morte ai pagani! No. Ma scusa, ho sbagliato. Che cazzo ne so. Se tu vivi sotto i ponti, mica è colpa dei pagani, no? Grazie Frankie, grazie di nuovo. Vediamo, io di solito se riesco i giorni che non facciamo live la sera, quando ho un po' di tempo magari per la live, oltre alle magari registrazioni eccetera, magari qualche capatina ce la facciamo. Anche per continuare appunto Assassin's Creed, Immortal Phoenix.
Poi magari giochi randomici che scoviamo, le chicche le facciamo la sera, che magari c'è anche più gente, perché comunque Assassin's Creed in realtà non lo seguono in tanti, non lo seguite in tanti, quindi a sto punto lo facciamo direttamente il pomeriggio, magari quando la sera magari c'è un po' più gente, quindi facciamo, cerchiamo di far compagnia a più persone possibile, se poi magari no, questa sul cazzo Assassin's Creed, poi. Allora, aspettate perché qua possiamo sbloccare prima questa. Così almeno abbiamo un punto di teletrasporto, se no. Un attimo che qua possiamo passare in città col. Vabbè. Fatto di entrare. Scusa, signore, te devi togliere che là non c'è passo. Ma scusa, ma sto coglione de lupo, guarda che testa di cazzo, mo è salito là e non sa scendere. Vai a fare il culo, vado a piedi, va. Dove mi devo arrampicare? Là sopra. In questo edificio simil Colosseo. Classico anfiteatro. Se magari ci arrampichiamo, però. Sì, perché poi, per carità, è una cosa classica degli Assassin's Creed. Però ogni volta che te devi arrampicare su ste cazzo di cose per sbloccare il teletrasporto. Dopo un po', però, ti rompi pure i coglioni. Teatro bello, bello, però è tenuto male, nel senso, non capisco il Colosseo che è passato un po' di tempo, ma questo in linea teorica lo usate ancora, ma lo usate male a sto punto. Dove devo andare? Qua. Un po' di manutenzione, che cazzo. Attenzione, signora, non tocchi le chiappe della statua, per piacere. Allora, di notte non si vede una sega, c'è un po' anche di nebbiolina, però. Va bene, ci possiamo buttare qua, yes, e boom. No, gli scorci sono molto molto belli. Oh, scusate, cari, dovevo andare dall'altro lato, però. Mi trovavo qui, da questa parte dell'anfiteatro, che fa, non esplori. Vabbè, attenzione, volpi così. Cerchiamo di. Cazzo fa? Scivolata classe. Difensore centrale, Ivor. Allora, vai, vai con fine sportiveggianza. Là. Grazie, Trezzo. Grazie per gli 8. Grazie mille per la resub. Gracias. Vai, vai, signor. E dai, cazzo. Non ci attacchiamo ad ogni ringhiera. Che troviamo? Ripplegate, London. Forse qui troverò un Un ufficiale degno. Vi chiedo pazienza per un altro po'. Pazientate, pazientate per un Sistemeremo altro tutto po', in vai. men che non si Sì, un dica. Avanti attimo. così. Ecco tesoro. Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Sei una specie di pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di mille faccende. Stow! Oh. Ah, bello, io te Quanto taglia ci vuole la la testa. sua parte? Del raccolto estivo. Pezzente. E cosa aspetti? Olè. Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Merce hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante
Che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hammi, amico. Dai, mordila. Che schifo. Mordila, ho detto. Per favore, possiamo intervenire? Donna Eivor comunque di finezza proprio, là dietro alla spina dorsale. No, è stata una giornata tranquilla, non capita spesso. Aia, affanculo. No, no, vado a mano libera. Alla radio dei coglioni. Aia. Tieni gli occhi sul nemico. Ma che ne sanno questi? Che ne sanno? Dio del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare. Grazie. Dunque, sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerchi. Io sono intendente di contea di Lunden Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stow, Stow di Lunden. Attenzione, che fa? Ci prova? Un nome forte per un uomo forte. Apprezzo chi sa destreggiarsi in una rissa. Smandrappiamo quella. Lunden, un uomo deve sapersi battere. Io non lodo senza motivo. Guardala, col... ma che... ma scusi. La tua onestà è apprezzata. Ma non siamo fidanzati. Portami dal governatore, Stow. Credo valga la pena conoscerlo. E va bene. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger, dunque. Signori, andiamo da Trigger, nel mentre... Occhiolino style. Stigo dei bruti? Martello danese? Sono Eivor, del clan del corvo. Oh, scusa, abbiamo un signor. Insediamento a nord, sul fiume Nin. Beh, sono in debito con te, Eivor. Sei una degna alleata. Quindi già partiamo bene, dai. Possiamo andare anche un po' più spediti, bravo. Una città eretta dai giganti. Così dicono. È un luogo antico e violento come tutti. Ma i suoi misteri mi appassionano parecchio. Ci sono cresciuto qui. Ho imparato le scritture degli apostoli a Lundenwich, il sobborgo sassone oltre le mura occidentali. Non sei un prete, vero? No. No, mi hanno solo cresciuto. Un bastardo spiantato, ma ho fatto molta strada. Madonna. Da bastardo spiantato a impavido intendente di Lunden. Ma le sta ammira tutte, signore. È Trigger che ha visto qualcosa in me. Mi ha certo giudicato per le mie origini. I suoi due fiduciari siamo io e un soldato danese di nome Erke. Erke è un orfano dell'ultima orda vichinga insediata. Aspetta. Ah. Qualcosa non va. Cazzo. C'è odore di morte. Il sangue è fresco. Erano bravi uomini. Una volta. Cos'è successo qui? Se li sono inchiappettati, buon uomo. Siamo arrivati tardi? No. Va bene, nel caso sei stato promosso, te lo dico. Madonna. Le altre 12 erano solo un insulto. Beh, anche la testolina un po' così. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Non ci servono stranieri, Stow. È una questione privata. Non c'è motivo di diffidare. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripple Gate. Gentaglia della guarnigione. Ma noi ci spacchiamo dei culi. Devi essere una vera furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stow. Tutto questo deve finire. Ma per sapere, cercavano è voi, un insomma. Brutale. Cercavano anche voi. Questa sì che è un'ottima domanda. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Erke Boldilson, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stow non è bravo a giudicare le persone. Erke, lei è Eivor. Doveva incontrare Trigger per stringere un'alleanza con il suo clan.
Ti avrebbe accolta con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Se vede. Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Darò un'occhiata. Era sempre ok, diamo una letta al... Si sono avvicinati a lui. Conosceva gli assassini. Questa lettera. Volevano che la trovassimo. Da Roma giunse un ordine di eretici che veneravano reliquie di un tempo prima di Cristo. Ci aveva parlato di questa lettera, Erke. Disse che conteneva gravi notizie sull'Unden. Avverte di 3 pagani che si sono infiltrati all'Unden. Ma dove sta sta lettera? I colpevoli, suppongo. Conosceva gli assassini. Abbastanza bene da non sospettare nulla. Gesù benedetto, potrebbe essere chiunque. Era il governatore della città. Vabbè, vediamo gli altri indizi. 3 paia di impronte. 2 normali e una enorme. Cosa c'è? Il gigantone, cioè. E qua devo spaccare? Strumenti da cerusico, affilati e precisi per tagliare facilmente. Li avranno usati per separare la testa di Trigger dal corpo. Direi che hanno fatto un lavoro. Era un suo segreto. Piuttosto buono. Oltre a sangue sufficiente per affrescare. Le freccette no, non ci servono. Ok. Allora, Uba, mio comandante amico, spero che questo clima tiepido ti doni buon umore. All'Uden non fa mai freddo come in Norvegia, ma piove quasi tutti i giorni. In Norvegia non fa freddo? Mi sento freddo e grigio come un pesce. Ho scoperto che qui è un malessere condiviso da molti, ma le nostre mura sono solide, le nostre dispense piene. Non mi manca la vita da vichingo. Ho visto abbastanza albe dorate nella mia vita. Ora sono pronto ad adagiarmi sugli allori, a godermi le sgualdrine della città. Se ne è abbastanza di dormire sulle navi o di avere sempre Ivar intorno al collo come un cappio, qui per te ci sarà sempre un trono, il tuo compagno d'armi, Trigger. Che però... Lo depredo il forziere, vi dispiace mica, no? Ci manca un altro indizio, apparentemente, direi, eh. Tu ci dici qualcosa di utile? Non riesco a farmene una ragione. Non ci riesco. Guardaci, dormiamo sugli allori mentre Eivor si dà da fare. Buonasera, buonasera. Ma come noi ci diamo da fare? Voi che cazzo fate? Scusate. Immagino che ci sia qualcosa pure qua, no? Beh, altri indizi dentro non ce n'erano però, scusa. Questo l'abbiamo visto, quello l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto. Ah, là sopra. Ma scusi, questa bastardaggine. Ci inzippa. Ah, c'è, ok. Mi era sfuggito il lampadario. Scusi, eh. Non invidio la fine di quest'uomo. Aspettate, ha qualcosa in mano. Non è il sigillo di Trigger. No, sembra avere origini romane. L'avrà trovato su una lettera. Doveva avere grande importanza per questa guardia, se l'ha stretto anche nella morte. L'avranno ucciso per questo. Credo di avere un'idea precisa di cosa sia accaduto qui. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna. Un secondo assassino l'ha trovato. Cazzottone sui denti. Il cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi e poi la testa di Trigger. È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono usciti insieme. 3 serie di impronte che tornano in giardino. La lettera cita 3 eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. 3 nomi, 3 assassini, come hai detto tu. Può essere chiunque a Lunden. Di chi fidarci? Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. Scusate, è meglio essere sicuri. È descritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex.
così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al Tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Tempio di Mitra. Chiediamo, è una magari. Chiesa. Una chiesa? Cielo, no. Mitra era una creazione pagana. Un presunto dio adorato dai soldati che fondarono questa città. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la chiesa, Stone. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. E c'è puzza di morto. Andiamo, Furia? Andiamo. Allora, trova l'ingresso del tempio, va bene. Quindi il tempio nello specifico dov'è che ce l'abbiamo? Ah, da questo lato, quindi non è neanche così distante in realtà, pensavo. Beh, ora tutti sentiranno la puzza di questa fetida faccenda. Sei libera di esplorare il tempio, eh? Sì, già ci sto andando. Sei un po' in ritardo, buon uomo, però... Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un... Aspetta un attimo, fai vedere dove sta l'ingresso. Vabbè, questo è il tempio, oddio, ingresso. Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un fantoccio sul trono di Lunden. Ma Stow sembra un brav'uomo. Mi fiderò di lui. Il tempio di Mitra. Troppe guardie per un mucchio di rovine. Devo trovare l'ingresso. Scusate, siamo arrivati un po' troppo a bomba. Me l'ha detto quando ormai ero già in zona. Spacchiamo dei culi. Sono già individuato. Vabbè, non fa niente. Continuiamo a spaccare dei culi. Il tempio di Mitra. Troppe guardie per un mucchio di rovine. Già l'hai detto. Devo trovare l'ingresso. A parte trovare l'ingresso, nel mentre. Allora, qualcuno c'ha, ecco, quello là ci aveva lanciato una frecciata. Quindi prima di tutto andiamo a eliminare quelli che sono nelle zone più alte. Magari se non gli saliamo proprio di fronte la faccia sarebbe meglio. Se è vero ma giusto. Se è vero ma giusto anche qui. Quelli stanno a dormire. No, eh? Dove vai, biondo? Vabbè. Aspetta. Oh, cazzo, va. Attenzione che per le scale è pericolosissimo. Madonna, è esploso. Vabbè. Cazzo. Ehi, aspetta. Dannata piaga. Ma che piaga, ma stia calmo. Va bene. E devo comunque ancora trovare l'ingresso. Ah, ci sono altri. Merda. Chi è che m'ha visto? Ma quello è impossibile che ci ha visto. Credo si entri da qua. Non sei abbastanza veloce. Deve crollare. Guardatemi le spalle. Scusate, carissimi, ma... Allora, vabbè, qua dobbiamo sempre usare la nostra freccetta prepotente. Perché baratto. Toloni ne abbiamo. Ci guarderemo. Intanto aspettate che mangio due funghetti. Facciamo merenda con i funghetti. Vuol dire era Contraband Police. Allora, era questo?
Si può? Ma no, non era l'ingresso. Allora siete stronzi. È difficile dire uno dei giochi forse, oddio, The Last of Us 2, insomma. Si potrebbe piazzare in testa. Sì, direi di sì. Va bene. Chi comanda l'ordine? Andiamo a vedere. Che ne so, non si vede niente. Degli indizi lì ce li abbiamo. Qua non si va. Apparentemente no. Ma c'è anche gente qua dentro? O possiamo andare come cazzo ci pare? Credo la seconda. Strumenti da chirurgo, di rara fattura, come quelli della villa. E qui c'è una lettera, un pagamento per l'opera di un fabbro. Ok. Allora, prima di addentrarci qua, andiamo a vedere anche questo qua. La bussola ha potere sugli altri. Ho ordinato alla freccia di reclutare arcieri in un mercato a ovest. Lo visiterò. Ok. Qua è chiuso dall'altro lato. Devo andare dall'altra parte. Vabbè, potremmo anche sbucarci da qua, mo vediamo. Là, vai di scivolata di fino. Quello portava sempre qua? No, in realtà no. Aspetta, ma... il fatto che non ci tolga quelli che abbiamo già individuato mi crea degli scompensi della serie. Torno indietro e controllo. Erano già controllati. Proviamo da questo lato. Vediamo se risbuchiamo da qualche parte. Per quanto non si vede una sega, ma scassiamo quello poi. Intanto apriamo il barattolone. Scudo britannico. Non usiamo scudi, quindi diciamo che è relativamente utile per noi. Allora, qua c'è un'altra cosa da controllare prima però. No, che cazzo fai? Apra la porta prima. Vai con questo. Passaggi tra la sanguisuga e la bussola. Cure, viscerazioni. La sanguisuga è perversa, ma è la bussola a comandare. Allora, in realtà abbiamo oltre a incastrarci abbiamo trovato... Per ora ho indizi a sufficienza. Li mostrerò a Erkestow. Prevedo altre carneficine a Lunden. Almeno Sinin banchetterà. Grazie Kiko, grazie per i 7. Buonasera, buonasera. Grazie mille per i 7 mesi di resub. Però sarei curioso anche adesso di andare a vedere qua dietro, visto che questo portava ad un'altra strada che fanno spiccioni. Si è sposta sto coso. Ah, non ho portato da nessuna parte in realtà. Vabbè. Damose d'acqua. Grazie anche a Tyrenos per i 10. Grazie Tyrenos. Buonasera, buonasera. Quello che fai con il sistema di sport. Grazie a te per il supporto. Grazie mille. Le guardie qui sono vigili. Senza il vostro supporto, signore, non si potrebbe fare niente. Quindi io vi ringrazio sempre di cuore per queste sub. Allora, in realtà possiamo uscire anche da... Dove sta quello, scusa? Si è dato? Cioè si è dato, in realtà non è mai venuto qua, quindi andiamolo a ripescare. Oppa, la bomba proprio, eh. Grazie ad Aka Sals per i 2 mesi. Pronunciato bene? Non lo so, non lo so, i miei dubbi. Grazie mille, Saus, grazie per i 2 mesi. Là. Ok. Sto solo dicendo che bussare a qualche porta sarebbe utile. Trigger non è stato ucciso perché possa piantare degli alberi e riparare qualche tetto di Lunden. Non sembra più un banchetto per i corvi. Eivor, spero che tu abbia trovato qualcosa. Alcune pergamene, messaggi tra i membri di una società segreta.
L'ordine degli antichi, a quanto pare. Ordine degli antichi? Non credo di saperne nulla. Madonna. Grazie, sono grazie di nuovo. Richiederebbe tempo, ma sappiate che sono qui per ucciderli. A Lunden pare comandi la bussola. La freccia e la sanguisuga lo assistono. Nomignoli e ordini segreti, che fesserie. Da dove cominciamo? Vabbè, in realtà, cioè, sappiamo tutto, però la bussola è il capo e quindi... La sanguisuga acquista schiavi... Vabbè, penso che li dobbiamo fare comunque tutti. La sanguisuga ha bisogno di carne. Ha fatto richiesta di schiavi, ma non so perché. Abbiamo trovato parecchi corpi al molo di recente. Ma non solo di schiavi. Alcuni dispersi sono stati ritrovati, in luoghi diversi, fatti a pezzi. Buon Dio, Erke! La freccia è un danese che conosce la battaglia. Ah, vabbè, giusto per informarvi. Il nome suggerisce che sia un arciere. Scommetto che è lui a seminare discordia tra i danesi rifugiati a Lunden. Al posto suo mi confonderei tra i miei ranghi, circondato da altri soldati. La freccia ha l'ordine dalla bussola di reclutare soldati in un mercato a ovest. Credo di sapere dov'è. La bussola è un mistero. È citato spesso, ma non ho altri indizi. Hai detto che è un capitano franco, vero? Per trovarlo, dovremmo sorvegliare le navi che viaggiano sul Tamigi. I capitani sono girovaghi. Forse se ne sta zitto lontano da qui. Può darsi, ma urlerebbe se gli mozzassimo le mani. Ah, sei una stratega diabolica. Un pochino sì, credo. Uccidiamo la freccia e la sanguisuga, poi attendiamo. Sarà la bussola a trovarci. Vedi? Guarda, veramente stratega, la nostra Evo. Non perdiamo altro tempo. Troveremo la freccia e la sanguisuga. Ucciderli costringerà la bussola a tornare. Stowe, ci vediamo al mercato occidentale. Contaci. E io andrò al molo. Altri corpi aspettano di essere ripescati. Forse è opera della sanguisuga. Che Dio sia con noi. Andate in suo nome e con la sua protezione. Va bene. Andiamo. Allora. Mercato, missioni multiple accettate. Allora, vabbè, partiamo dalla prima che dovrebbe stare... No, questo è il porto, in realtà. Parte della città della guerra. Vabbè, vabbè, facciamoci questo che è più vicino, tanto... Immagino che comunque poi dobbiamo aiutare anche l'altro al mercato, tanto vale che li facciamo entrambi. Allora... Poi, approfittando, vabbè, magari in un'altra occasione della live pomeridiana, magari qualche volta... Mo, vabbè, come detto, Assassin's Creed lo seguite in pochi, quindi diciamo che è relativa come... Come per comprendere effettivamente chi c'è nel pomeriggio invece che nella sera. Quindi magari qualche altra volta ci facciamo live di altro. E per vedere un pochino anche quanti effettivamente ci sono nel pomeriggio. Se possiamo fare anche qualche rubrichina o qualche live pomeridiana, insomma. Sì, cadaveri a non finire. Perché alla fine Assassin's Creed diciamo che lo seguite in pochi, pure a sera. Pomeriggio meno ancora, però. E... Senza un colpevole con cui prendersela, la gente si rivolterà contro di te. Hanno paura. Se voglio farmi perdonare, devo fermare la sanguisuga. A quanti cadaveri siamo? Ne hanno trovati una ventina. È di certo opera della sanguisuga. Ne sei certo? Al posto degli occhi, hanno nere caverne vuote. Come le guardie di Trigger. Passeranno centinaia di persone ogni giorno qui. Nessuno ha visto gettare i corpi. Siamo sulla riva del fiume. È il crocevia di tutti i misfatti della città. Pensa che c'è sta. Guardi i sorci. Sulla freccia? Ora devo pensare alla sanguisuga. Sei preoccupato? Ah, no. Volevo solo sapere come stesse. Siete molto legati, come fratelli. Sì, sì. Proprio come fratelli. Erke! Dimmi che non era lei! Non era tua figlia, cara Ghida. Respira. Oh, grazie a Freya! Avevo il terrore di trovarla qua giù. Lavora per un fabbro che le affida delle consegne al molo. No, Battlefront l'ho provato un pochino, però non rientra nei miei piani. Aspetta, il fabbro già l'abbiamo sentito, Non mi ha mai detto il suo nome, né dove opera. Ecco, niente. Quella testarda tiene sempre la bocca chiusa.
Non la vedo da due giorni e temo il peggio. A Lunden bisogna sempre temere il peggio. Che tipo di lavoro svolgeva? Piccole commissioni. Portava le consegne, riceveva argento e ritornava dal fabbro. Sai il nome del fabbro? Ci ha detto di no. Che ma cazzo? Vorrei saperlo. Ah, sta a sentire. Gli strapperei le orecchie e anche le palle. Ricordi niente? Severo ma giusto. Una volta una vicina mi ha detto di averla vista che si aggirava sotto il ponte di Lunden. Ho temuto il peggio. È un buon punto di partenza. Grazie, Ghida. Un fabbro sospetto, una ragazza scomparsa. È una buona pista. Il ponte di Lunden a notte fonda. Vale una visita. Bene. Rimarrò qui a controllare la situazione. E ricorda, Eivor, non abbassare la guardia da queste parti. No, no, ci abbiamo forse sempre... Forse che potrei? Lascia sotto mano. Don't worry. Allora, si fa vedere solo di notte. Vabbè, immagino che comunque ci... Una volta che stiamo là ci fa attendere la notte. Ma sì... Però è il punto dell'incontro e il contatto che è lì. Vai, no, andiamo noi. Magari non contro il palo. Giusto per... Bacche ci servivano, no? Vabbè, il ponte è questo, quindi... Vediamo se... Allora... Voglio attendere la notte. Com'è che si faceva ad attendere, scusate? C'era un modo per aspettare? Sì, ma non mi ricordo dove. No, questa sera no. Scusa, non stavo da qualche parte qua. Ed è pazienza. Perché non l'abbiamo mai fatto? No, talenti, siamo a 106 di livello, ok. Clic verso il basso. Attenzione. Inventario, come inventario. Inventario. No, c'è il tutorial. Clic verso il basso. Ah, stesso. Oddio, oddio. Fai, che cazzo fai? È vero. No, non l'abbiamo mai usata. Per questo non sapevo come si faceva. Aspetta, mi devo nascondere dietro la cassa, se no non abbiamo fatto niente. Vedi, lui ce l'ha gli anellini di fino. Facciamo stalking. Meglio seguirlo, ecco. Vediamo dove mi porta. Previsi. No, vabbè, se corre fammo pure prima, meglio. Diamogli un po' di vantaggio, ma... Quest'idiota non può affrettarsi. Infatti, è una rottura di coglioni. Questo orco 2 ci ha visto? Merda. Vabbè, non fa niente ormai. Ma non mi ha avvisato che mi stava a beccare. Avvisami piano piano, no? Tutta sta gente che cazzo ne sa che lo stavamo a seguire. Magari stavamo in giro al mercato, no? Vabbè, magari così fa prima però, eh. C'è anche da dire questo. Magari arriviamo all'obiettivo più velocemente. Che è la cosa importante, poi. Corri, corri, caro. Vai, vai. No, che attacco furtivo. Ruba. Meglio non attirare l'attenzione. Come meglio non attirare l'attenzione? Ormai. Trova e interroga il fabbro. Tu sei il fabbro? Allora. Mettiamo subito le cose in chiaro. Prima di tutto. Vabbè, qua non dobbiamo attirare l'attenzione, però dobbiamo trovare il fabbro. Che... No, no. Merda. Qui ho laggiù
Ma Chrysanthemius, madonna, tu sei importante. Mi metto qui, va bene? Poi se volete venite una alla volta. Allora, stavo cercando di spiccionare per vedere dove stava il tipo. Vabbè che c'era questo. No, aspetta, quello mo va a chiamare aiuto. No, prima che suona la campana, fè. Pialo, pialo. Onesto. Aspetta un po'. Almeno... Sì, però così abbiamo allertato pure Jesus. Dove cazzo va Eivor? Aspetta. No, c'è pure quell'altro che... A campana, a campana, levate. Dove vai? Guarda sto figlio di puttana. È rotto il cazzo. La spada spaccacrani, come cazzo ti chiami? Levate i coglioni un po'. E qua, vieni qua. Giovanotto, stare molto calmo. Ok. Colpite duro. Che colpite duro, lancia così, come se non ci fosse un domani. La... Staccala al muro e stacca Iagaboc e via. Così in amicizia. A posto così. Circondiamo il nemico. Fate come vi pare, ma non vi consiglio. Guarda che ora è incazzosa. State ben calmi. Addosso al troll. Ma il troll, troll sarà tua nonna. Yeah, guarda qua, attraverso... Yeah. Di nuovo, a secco. Condottiero! Vai a cazzo un po', aspetta che... Prima gli devo spawnare le difese. E poi la testa. Guardatemi le spalle! La... Questo, guarda quel coglionazzo. Ah, finisci. Vabbè. Di conseguenza. Ah, ci stanno ancora questi. Non siate le ali. Piano piano. Ok. Aspetta che c'è ancora quello con le freccette che non ha capito che... Ragazzi suoi. Vabbè. Ma sto cazzo de fabbro. Me lo ribecchiamo. Vieni, vieni qua, giovane. Dai, non mi fa perdere tempo. Dove cazzo scappi? Guarda sto coglione di merda. Stronzo. Posso prendere il picciono che mi dici indoca... Ah, è l'area abbastanza grande la zona, eh. Fate la pesca, mondo sta il fabbro. Attenzione, il cavallo è molto prestante. Guardalo lì. Guarda come si solleva. Seduto. Sitz. Su due zampe. Bravissimo. Bravissimo. E quindi. Eccolo qua il fabbro. Hai i soldi che mi devono? Ah? Che cazzo sei? Allora,
Le domande le faccio io, bestione. Hai forgiato degli arnesi da chirurgo per una certa sanguisuga? Lurida merda! Quando avrà finito con te, né Hel né Valhalla ti vorranno! Presto morirai! Sei sicuro? Ma così è difficile che ci dia delle informazioni, credo. Ah, ok. E al foro dobbiamo andare, quindi. Ok, ci ha sbloccato sorella Friedeswig. Che al momento non ci interessa, però. Andiamo al foro, va. Qua penso che abbiamo fatto. Sì, come Carcarlo Prevettoni, la rira si impenna. Lì si impennava il cavallo, ma ognuno è il suo. Allora. Dai che sta qui in qua il foro, su via. No, dobbiamo. Dai un'occhiata. Cazzo, vuoi dare un'occhiata qua? A parte che non si vede un cazzo, non mi segni. Sta là l'obiettivo. Che cazzo mi dà la zona dell'obiettivo? Zona di individuazione 2 chilometri prima. Fammi arrivare, no? Cazzo. Sali, va. Piglia il pilone. Magari da qua, ecco, già è più umana come cosa, no? Aspetta, vai di qua, ok. Vabbè, in questa zona qui, come detto, non che sia... Potrebbe essere quella là? Ah no, però c'è altra gente, quindi... Non è l'unica persona quella. Scusate. Se mi vedono sarà un problema. Vabbè, e come... come vogliamo agire? Questi sono tutti incazzosi, scusa. Non è che la risolviamo. Dai, prima che ci beccano. Qui la sanguisuga disseziona le prede. Allora... sì, miei occhi. Come detto, però non c'è molto utile come qua. A meno che non dovrebbe stare magari in questo edificio, ma... Allora... Potrebbe... Dovremmo trovare un ingresso più in alto. Cioè più in alto. Una finestra da ste parti, se riusciamo, ma... Ah, forse da là dove è passato quello. Credo possa essere l'unico. Si starà qua dentro, dai. Posso fare così o mi becca quell'altro? Così. E... questi in realtà li possiamo lasciare per il momento, non... mentre abbiamo le frecce. Allora, qua sotto. Eccola là. Dio sia con te, buona sorella. E con te, figlia mia.
Quest'area è controllata. Allora. Era un... No, tutto a posto. Non mi avvicino allo studio di Frigg. Se elimino questo, me beccano, quindi dovrei... È stato abbastanza veloce. Ah. Che cazzo, guarda che stronza di merda. Che faccio? Una ragazzina. Le hanno rimosso gli occhi. Temo che sia la ragazza scomparsa, Regna. Vabbè, noi nel dubbio comunque andiamo dalla sanguisuga nel mentre poi. Che era una del... quella là che abbiamo visto del... dell'Ordines. Sì, prima pensavo sono... fosse un'altra, invece era questa dell'Ordine. Ho detto non ci interessava, passa. Ma in realtà è lei. Sei tu? Per tutte le vite che prendiamo, cara sorella, io e te siamo uguali. Un vero carnaio. Ormai ho perso il conto. Suppongo di essere stata avida nelle mie ricerche, non certo per incuria. Gli antichi, gli arbitri, ci hanno fatti di pezzi fragili. Facili a rompersi, difficili a sanarsi. Dobbiamo perfezionarci. Dovremmo essere più forti, veloci, intelligenti. Io potevo riuscirci, potevo renderci migliori. Siamo sangue, ossa e spirito, Frideswit. Siamo già perfetti. Hai degli occhi davvero stupendi. È finita. Oh, lascia stare gli occhi nostri, eh. Ok. Vabbè, in linea teorica ce ne possiamo direttamente andare senza gigioneggiare troppo. Direi di sì. Allora. Vabbè, rifacciamo la strada al contrario e buonanotte. Ormai abbiamo già liberato la zona, possiamo andare lì a sui 300 metri. Vabbè, passiamo da qua, no? No, aspetta un attimo, fa passare questi. Scendi. Vabbè. Possiamo anche fare con stile. Tuffo di fino e via. Allora. Grazie Barbons. Grazie per gli 11. Grazie mille per la resub. Vicino all'anniversario, attenzione. La prima candelina è lì. Quasi pronta per essere accesa. Scusa, bimba. Allora, la sanguisuga è fatta. Mo' andiamo ad informare il tipo. Poi andiamo ad aiutare quell'altro al mercato. Vediamo se ce la facciamo eliminare pure quello. Poi dobbiamo aspettare a busto. Insomma, ci sta un po' da gigioneggiare qua, però. Aspetta, dove cazzo sta questo? Sono entrato qua.
Sì, infatti. Pensavo fosse tornato qui. Invece no. Arriviamo, caro, arriviamo un attimo che... Certo, ci poteva pure venire incontro sto stronzo. Non solo non ha fatto niente, ma almeno... Cos'è? Giovanotto! Cazzo stai, mi stai a fa fa... Sti giri. un saluto a chi va. Ho finito. Ah, la sanguisuga è andata. Sai il suo nome? Una suora di nome Frideswit. Cosa? La buona sorella. È buona sorella il cazzo. Non può essere, era una santa. Una guaritrice. Sì. Oh, dei. Altra merda per questi giorni di merda. La conoscevi? Mi salvò. Mi curò una gamba rotta. L'avrei persa. Ma Frideswit lo impedì. Forse con gli occhi di qualcun altro. Non si fosse mai rotta. Il tempo scorrerà all'indietro ora. Senza di lei torneremo ai metodi di Ippocrate. Beh, oddio. E tutto per questo. Segreti della forma umana. Così salvava vite. E le più o meno. Ecco. Saranno soltanto i deliri di una pazza. Non ogni problema ha facile soluzione. Certo. No, siamo sul Serious X. Mi sono fatto un nome cercando soluzioni. Saprò conviverci. Queste sono le sue. Appunti di idee e scoperte malate. Sono tutte qui. Grazie Dennis. Grazie a Dennis Torino per i due. Grazie per la resub, Dennis. Grazie mille. Vabbè, tieni. Tiene cure per tutto. Dai foruncoli alle ossa rotte. Meglio conservarlo. Ci battiamo per salvare i nostri cari. Ma le vittorie chiedono sangue. Questo libro... è il campo di battaglia della buona sorella, il suo regno. Forse hai ragione. Non possiamo resuscitare i morti, ma il loro sacrificio ha un valore. A proposito di morti, se mi cerchi, mi troverai alla chiesa di San Paolo. Aspetta, li dovevamo dare sulla bussola. Pure di quell'altra. Grazie di tutto, Furia. A parte Furia, vabbè. Aspetta un po', gli dobbiamo dire che abbiamo trovato... vaffanculo. Vabbè, se n'è andato sto coglione. Perché avevamo trovato pure la ragazza che immagino era la figlia di... la buzzicona. Però non ci ha fatto... ci ha dato modo di avvisarlo. Cioè, sì, c'era la voce. Però pensavo, diciamo prima una cosa, poi famo l'altra. Vabbè. Ci guarderemo. Grazie anche a Scapular Stick per i due mesi. Grazie Scapular, grazie per la resub. Grazie mille. Andiamo pure al mercato da questo. Scusate, toglietemi un po' dei coglioni voi. Qua è tutto stile, eh. Eccoci. Do il benvenuto al mercato occidentale. Bello, bello. Un uomo di legge può suscitare tensione in una piazza simile. Perché non nasconderti? Nascondermi? Non se ne parla. È bene che le persone mi vedano a caccia. Avete scoperto chi è la sanguisuga? Morta. La religiosa guaritrice di nome Frideswit, appassionata di occhi. Anche l'occhio vuole la sua pace. Santa di London. Che speranze abbiamo? Qualche voce sulla freccia e le sue reclute? Forse sì. Qui intorno un uomo consegna una moneta. La moneta dà accesso a una sfida gestita da uomini della freccia. Che uomo? Ne vedo molti qui. Sa confondersi bene. Oggi non l'ho ancora notato. Lo cercherò. Tu non muoverti. Eivor, come ti è sembrato, Erke? Sospetti che sia coinvolto? Non lo so. Chiunque abbia ucciso Trigger era un suo amico intimo e... Erke ha trovato il corpo. Conosco bene Erke e non voglio pensare che abbia compiuto un atto così vile. Ma... dunque non farlo. Sì, certo, prima di condannarlo. Perdonami. Ultimamente ho pensieri inquieti. Sono un intendente di tempo. Combatto per la giustizia di Dio. Ho rinunciato ai piaceri terreni per servirlo.
E poi vedi. Potresti rinunciare al tuo amico Eric. No. Non credo che potrei. Vabbè. Presto troverò una di quelle monete. Sarai qui. Troverai alla chiesa di San Paolo in fondo alla strada. Dio sia con te. Speriamo la moneta, no? Grazie Vino Buono, grazie per gli 11, anche qui vicini all'anniversario. Buon anno anche a te, buon anno anche a te. Grazie, grazie Vino Buono. Don't worry, don't worry. Allora, ottieni una moneta. Mo dobbiamo fare un po' a cazzo di cane. Cioè, a cazzo di cane, nel senso, la zona è... Stramiccio che ci attende. Ma che cazzo ti attende? Va a botta di culo? Aspetta. Fa vedere. È una moneta per la sfida dell'arciere. Eccola. Giù le mani. È la mia moneta, la mia gara. Se ne vuoi una, parla al mio amico Fussa. Lui potrà aiutarmi. Ho sentito che la paga per questo lavoro è di 3 pezzi d'argento al mese. È così? Sì. E aumenta se riesci a portare altri uomini. Fussa ha fatto una fortuna reclutando al molo di Lundenwich. Reclutando al molo. Merda. Fussa di Lundervik è il reclutatore, ok. Però è successo un macello. Nel senso, io... dove lo trovo il reclutatore? Cioè, nel senso, mo me l'ha segnato, ma... No, non me l'ha segnato la zona. Sì, però che rottura di coglioni, eh. Dai, che cazzo, è possibile sta storia ogni volta? C'è sta qualcuno che mi dà la moneta poi, però... che cazzo. Togli dai coglioni. Grazie anche ad Afa Keviking per i 2. Grazie, ecco, Afa. Fatto. Ah, ce l'aveva. Su questa moneta c'è un'immagine dell'anfiteatro di Lunden. Ok. Vabbè, andiamo a completare la sfida. La moneta ce l'abbiamo, ottenuta onestamente, devo dire la verità, Scusa. Madonna. Mazze zozzeria. Qua ci finisce tutto il piscio della città, probabilmente. Comunque. No, ma in quelle zone in realtà se stai attento non ti beccano. Però io devo sentire quello che dicevano. Quindi eravamo un po' scoperti. Poi beccano abbastanza presto. Nonostante il cappuccio, che non è che copra più di tanto. Evidentemente. Attenzione il mucone. Siamo vicini o siamo lontani? Dobbiamo andare qui? Yes. Tanto vale che ci teletrasportavamo, però vabbè. Ormai ci siamo, mo sta tutto a trovare l'ingresso dell'anfiteatro. Insomma, prima che lo stavamo a esplorare era tutto bucato, mo troviamo, ecco. Pronti per la sfida, fermi tutti, Senti un po', come si combatte, come si gioca, come funziona? Cosa intendi fare? Scoccare o guardare? Sei in cerca di abili arcieri? Ne hai trovata una. È una gara privata. Solo su invito. C'ho la moneta. I tuoi uomini maneggiano queste monete come fossero roventi. È sufficiente? Per ora può bastare. Ma dovrai mostrarmi come maneggi quell'arco se vuoi proseguire. Vuoi fare un turno di allenamento? Sono pronto. Ho fatto pratica a sufficienza. Iniziamo. Hai molta voglia di gareggiare. Dai, dai. Preparati. È una sfida molto semplice. Colpisci i bersagli prima che scada il tempo. C'è una nuova sfidante. Una norrena dalle selvagge terre di Mercia. È il nostro campione in carica, Sair. Bene. In posizione. Archi pronti. Frecce in contatto. Partiamo da quelli più lontani. Carica bene. Ma che sta barando? Non è finita la sfida.
Ah, ok. Hai una mira incredibile. Cazzo, ne sai. Non ne vedevo da tempo. Bel colpo. Oggi hai guadagnato un posto al fianco della freccia. Sarà ansioso di conoscerti. Anche noi. Va all'arco imperiale e parla con il nostro uomo, Hussa. Recita la frase "che il padre della comprensione ci guidi" e saprà chi sei. Ricordatevelo voi, perché io già me lo so scordato. Che il padre della comprensione ci guidi, segnatevelo. Ma Stercus Super lo dice a qualcun altro. Aspetta, incontra Us. Scusate. Dove cazzo vai? Dai, dai. Sei tu, Hussa? Sì, chi lo vuole sapere? Che il padre della comprensione. Ah, lo dice lei, vabbè, senza che. E che la madre della saggezza ci dia forza. E sti cazzi in giro. No? E cerca di fare bella figura quando la freccia si avvicina. E come facciamo bella figura? Amici, fratelli, concittadini, la gente di Lunden. Sono stati giorni difficili. Dei vili invasori hanno razziato la casa del governatore. Mi posso dare una coltellata, mo' dietro la schiena, sti cazzo? In amicizia, sempre. Guarda che fa finta di niente. Il governatore è stato ucciso e chissà chi è. Rigger, mio amico, mia guida, macellato come un cane. Così, davanti a tutti. Boom, bitch. Che sta aspettando? Dai. Incoccare! Incocca sto cazzo, stronzo! Che cosa ardua innalzare la peccia della città a guerrieri? Puntare! Non li hai innalzati. Li hai solo resi prigionieri della paura. Scoccare! Ma è lui che è basso o Eivor che è 2,4 metri? No, ho dato loro disciplina. Ho dato loro uno scopo. Ho mostrato loro il nemico. Con quale pelliccia, tra l'altro? Seconda ondata! A occhio che stai davanti al... Ah no, ok. Ero la freccia della loro rabbia. La freccia. Senza un nemico da divorare, divoriamo noi stessi. Egli dice il vero. Un uomo senza nemici sconfigge solo se stesso. Assolviti quando vuoi. Sei solo un regicida e un codardo. Scendi dal tuo scranno. Al mio posto avresti fatto lo stesso. Puntare, scoccare! Se ti metti davanti è pericoloso. Aspetta, così a secco? E datemi un attimo, brutti stronzi di merda. Attenzione, guardalo lì che sta a armare. Chi è? Così, a destra e a manca. Come se non ci fosse un duva. Di nuovo, di nuovo. Là, là, tacco punta. Se ne va. Ancora qua sta, ma tu te stavi a nasconda, stronzo. Vabbè, poi torniamo. Oh, tu? Ah no, ok, questo era quello... Oh, dove vai? Aspetta, dai una... Acciaccalo, acciaccalo! Dai, è così. Ma che fuggire? Fiate sta badilata sui denti e vattene a fanculo, no? Vabbè, detto questo, mi sa che ce ne possiamo andare. Tu sei amico? Oddio, in realtà se fai i cazzi suoi, più che altro. Non credo sia amico, ma ha capito che non gli conviene. Guardala. Uscita ci fa un baffo. Signora, signora! Ho detto, attenzione, lei rimane così impilata. Dai, Eivor, corri. Cazzo. Ci stiamo a fare chilometri qua.
La... Che leggiadria. Scusate bimbi, prego, toglietevi dalle palle pure voi. Eccoci qua. A posto, abbiamo fatto un macello, eh. Sei viva. Sia lode a Dio. No, è merito nostro, no di altra gente. Non sarà certo un pugno di bambocci con archi appena levigati a fermarmi. Che te vuole dire? Un ragazzo. Un uomo col cervello di un ragazzo, un certo Avgos. Avgos. Non può essere. Posso tornare con la sua testa su una lancia se non mi credi. No. Non hai motivo di mentire. Ma Avgos è un amico. Non aveva ragione di uccidere. Vedeva Lunden come un focolaio di ira. Che temprasse i suoi uomini più giovani. Forse ho ignorato ciò che non volevo vedere. Ambizione. Avidità. Rabbia. L'odio di un solo uomo si può scorgere. Ma l'odio di molti è come il fumo che pervade una stanza. Potere. Gli uomini lo bramano. E vi si aggrappano a ogni costo. È così. Ma non offre conforto se il prezzo della gloria è il sangue dei tuoi cari. Due bersagli eliminati, resta solo la bussola. Mondo, se la troviamo. Se uccidessero i miei uomini, mi dirigerei subito a Lunden. La bussola verrà. Dovremo essere pronti. Ma aspettiamoci il peggio. Non voglio farmi cogliere di sorpresa da nessuno. E se attaccassimo per prima... Ma non sappiamo dove sta... Ci vedremo alla chiesa quando ti sarai riposata. No, noi siamo pronti. Noi siamo nati pronti. Che cazzo tu vuoi riposare? Dai, sennò qua ci... Sono 10 anni. Ma scelta di console dipende da voi, ragazzi. Io, cioè, avendo entrambe, mi trovo bene con entrambe. Poi, ora come ora, dipende dai giochi che vi interessano, come sempre. La buona sorella è stata uccisa. E dove erano le tue guardie? Diglielo, diglielo. La sua morte è colpa. Posso entrare? Hanno un piano, vi dico. Hanno ucciso... Qua a chiesa, inutile che stiamo a gigioneggiare, no? C'è gente scontrosa qui fuori. Eivor, stavamo... Non ti abbiamo vista entrare. Un altro pochino, poi ci salutiamo. Mo' vediamo. Comunque, siate prudenti. Dovete essere cauti. Che ben culano fuori. È vero. Vedo forse che... E farò penitenza di fronte a Dio, ma non proverò vergogna. Mai. Ma considerando no, non è la situazione, perché erano incazzati. Meglio non finire decapitati come Trigger. Una giusta osservazione. Siete stati fuori? C'è uno strano fermento nelle strade. Ho sentito le grida. Le morti di Avgos e Frideswid provocano rabbia. Speriamo che anche la bussola sia tra di loro. Non ne dubito. Ma siamo pronti. È tempo di pensare alla bussola. Riuniamo le informazioni e mettiamole in ordine. Bene. Olè. Il dardo è spezzato. L'immonda sanguisuga giace dissanguata. E ora, lupi nell'ombra, attendiamo il maestro d'acqua e la sua vendetta per i caduti. Bene, bene. Sembri ispirata dall'idromele di Odino. A cosa pensi, Stowe? Sappiamo che la bussola è un marinaio, un capitano franco. E non apprezzerà sapere che il suo scafo ha una falla, per così dire. Con la sanguisuga e la freccia morte reagirà, ma non sappiamo dove né quando. A parte ciò è un uomo invisibile. Un codardo, a mio parere. Grazie Valox, grazie per il raid, grazie mille. Siamo in trappola! Buonasera, buonasera. Uscita. Non credo. C'è una finestra che non possono raggiungere. Salgo io, voi cercate un'uscita. E vabbè, no. Madonna. Fuggi dalla chiesa di San Paolo, Damos. Damos. Raggiungi la torre. Io vado, voi che ne so, fate un po' come vi pare, nel le senso. Norme tessono per noi, sto. Avevo detto di stare attenti che questi stavano incazzati, le iene. Dove esce qua? Vai, vai, di fino, di fino. Se puoi, aia. Vabbè, sappiamo spiccionare. Stanno incazzati forti questi, eh. Hanno messo a fuoco, ferro e fuoco, tutta la città, non solo la chiesa. Cioè sul macello. Tutto bene. Allora,
Accedi al menu dell'ordine. Sappiamo chi è la bussola, apparentemente. E possiamo... Ma lo... aspetta, qua sotto c'è la bussola. Sono bloccati dentro. Che brucino vivi. Allora, nel dubbio, scusate, tanto voi siete un po' dei salami. A parte, perdiamo un po' di tempo con ma che un assaggio, piate ste sgroppinate in fronte. Aia, fate un culo un attimo, per piacere. Aspetta, scusa, acciacchiamolo, sennò è che stiamo a fare. Arrivo, che ca... Ma scusa, non lo potevi rompere tu sto cazzo di coso? Andiamo! Aria fresca! Pezzetto di legno, ci voleva pure il supporto. Aspetta, fa no, ce l'abbiamo già. Ok. Tutti sistemati. Andiamocene da questo inferno. Oh, scusa, caro. Ho visto la città dal tetto. C'è una nuova flotta nel porto. La bussola, bastardo. Se usassimo le spingarde costruite da Argus, potremmo scatenare una pioggia di frecce sugli invasori. Io dico di aggirare l'armata e raggiungere le navi. Se mozziamo la testa della bestia, gli uomini dell'ordine saranno vulnerabili. Le spingarde con Stocco, aggirare i nemici con Erk. Guarda, facciamo che aggiriamo i nemici con Erk. Non per qualcosa. Uccidiamolo. Facciamo subito. Tutti da lui, tra i giunchi. Come il Mosè di Stone. Sì, vabbè, viene al punto. Comunque vada, questa storia avrà fine. Che Dio guidi le nostre spalle. Anche perché Stowe sembra affidabile, quindi se va da solo potrebbe... Erk lo teniamo d'occhio. Puoi contarci. Vabbè, a meno che uno dei due non faccia una brutta fine. Ci porterà al molo. Ok. Riusciremo ad aggirarli. Fammi una cosa veloce però. Anche perché questo, come detto, ci porta direttamente alla bussola. Se no stiamo a perdere tempo, gli assalti, fare cose. Vai dalla bussola, spacca il culo e via. Anche se probabilmente cambia poco, magari nell'assalto, tra virgolette, però. Ma dobbiamo per forza passare sui tetti come... Un gatto, possiamo... Perché? Corri, corri. Vai, vai. Là. Di qua. Il molo è in fiamme. È da qui. Questa parte. È una via più sicura. Cercherò di coprirti. Scusa, qual è la via sicura? Io sono arrivato. Se non mi cambi l'obiettivo. Sta attaccando Altamigi. E signori, provo a spiccionare. Dovrebbe stare... Probabilmente lì, ok. Vabbè, a sto punto... Ha detto che ci prova a coprire, ma... Io passo questi, cazzi, non ce lo metti. Ah, ma cazzo, non saliva là. Ma state zitto un attimo. Allora, dio, cazzo. Ah, sta là il tipo. Guarda sto coglione. Levate, levate. Ah, bello. No, interagisci, che sabota. No, figlio di puttana. Ah, vedi che però poteva salire qua. Sciabolata morbida sul fegato. Di nuovo nei reni. Levati dal cazzo. Aia. Vedi che sei stronzo. Ma levati dal cazzo. Yeah. Oh. Guarda con quale violenza. Allora, confermo uccisione, va. E che ce lo lasci, vedi, così si fa su. Vai direttamente al punto cardine, senza stare a gigioneggiare troppo.
Ma sì, la balestra stava là, volevo dire a due frecciate in fronte a sto stronzo. Brucia nel caso. Ciò che non puoi possedere, una scelta infantile. Al diavolo Lunden. Boudica ha fatto bene a darla alle fiamme. È un porcile fatto di mattoni. Ma è meravigliosa, avvolta dalle fiamme. Regnerai su queste ceneri ora? Imporrai alla gente i tuoi capricci e i tuoi voleri? Hai molto potere qui. Potere che hai guadagnato. Il mio lavoro a Lunden è finito. Termina con la tua morte. Lunden è solo l'inizio. Il mio ordine può giungere molto più lontano delle tue piccole... Ma la testa è il primo, il secondo e il dessert. Non dimenticare, Trigger, amico mio. Un uomo di mare può avere ricchezze e gloria. Ma sarà sempre in balia delle onde impetuose. Noi siamo quelle onde. Va bene. No, non raccogliamo niente. Parla con Stowe ed Erk che stanno... Beh, come sempre loro si fanno i cazzi loro e rimangono a distanza dalle lotte. Mentre noi qui veniamo a lavorare. Allora, aspetta un po', fammi andare. Di fino. Là, guarda con che leggiadria tra l'altro. Questo mi ricorda un po' Assassin's Creed Syndicate. Vi ricordate quando dovevamo passare a mezzo alle barche là nei... sui fiumi? A posto, giovani, abbiamo fatto. È risolto. La guerriera a cui dobbiamo la nostra... Ma che ne sai, che ne sai? Come sto? Mezza annegata e mezza bruciata. Non è vero. Infatti. Il sangue sulla spada ti dona parecchio. La bussola è morta. Sta a voi seppellire o ricostruire la città. La ricostruiremo. Rinforzeremo le mura, riuniremo le famiglie. E credo che useremo meno legno e più pietra. Eh sì, che brucia meno. Sei inopportuno, Erskine. Vorrei un momento per pregare. Guarda, tu prenditi il tempo che vuoi. Ok, andate. Non vi rubo altro tempo. Credo che accorrerete in mio aiuto, se lo chiedessi. Eri in cerca di un amico qui a Lunden, Eivor. Beh, ne hai trovati due. Sì, Furia. E ti meriti questo. Un bracciale d'argento per te, Eivor. Apparteneva a Trigger, prima che me lo donasse. Direi che ora hai il diritto di indossarlo. Te l'ha donato o te lo sei scippato? Di la verità. Lo porterò con orgoglio. Ciao, cari. Vabbè, intanto iniziate a spegnere il fuoco, perché vabbè che dovete ricostruire la città, però se magari non è tutta bruciata, ci avete un po' delle basi su cui partire. Così è azzardo, a naso. Poi fate voi. Va bene, immagino che dobbiamo andare ad avvisare Randvi adesso e poi, vabbè, oggi praticamente abbiamo fatto tutta la nuova Region Queen. Abbiamo iniziato e completato anche questa e alla prossima magari andiamo alla prossima regione. E... credo che dobbiamo andare da... Ancora non ce l'ha sbloccato in realtà, ma penso di sì. Vabbè, intanto ci spostiamo. Una volta qua. A parte che c'era un'altra missioncina secondaria, se non sbaglio, ho visto adesso sulla mappa. Però concludiamo la live con Itam. Come con Itam? Non parli con Randy? Consegna i medaglioni dell'ordine a Itam. Ah, vabbè, perché pian piano abbiamo ammazzato anche quelli dell'ordine e poi dobbiamo informare Randy, ok? Sì, perché quello del... tempo di tornare da Randy. Anche. Però... Però la buona notizia. Vabbè, intanto diamo i medaglioni a Itam, sperando che non parta qualche altra missione, che sennò famo tardi. Questo stava a fare cose dell'ordine. Buona giornata. L'ordine è stato cancellato da Lunden. Ora non ha più potere sulla città.
Ottima notizia, ma non possiamo ancora gioire, poiché sembra che ora sia Jorvik a essere infestata. Vabbè, vedo tutti i coglioni, però. Jorvik è sotto il controllo norreno. Dovrei trovare alleati con più facilità. Questo ci dà certamente speranza. Parla con Randvi quando vuoi partire. Vabbè, la prossima zona. Consegna i medaglioni dell'ordine. Tieni. Servirà meglio la tua causa, sei in tuo possesso. E via un altro. Ora il mondo è più sicuro. Ti prego di accettare un segno della mia gratitudine. Ecco. Ore di gioco non lo so. Forse una... non tante, forse una trentina. Allora, colpo infuocato che incendia la tua arma destra da corpo a corpo. I nemici mandati a fuoco subiranno danni aggiuntivi nel tempo. Possiamo metterlo al posto di... qual è quella che non usiamo tanto? Oddio, vabbè, praticamente non ne uso... no, quella è figa, quella là. Quella velenosa in realtà anche sarebbe intrigante. La uso poco. Forse lo scattino possiamo togliere per muoverti senza farti individuare. No, non lo uso mai perché me ne dimentico. Quindi facciamo che tolgo questo e metto questo. Ce l'ha data anche di qua, quindi in linea teorica possiamo anche incendiare le nostre frecce. Noi abbiamo anche quella avvelenata, questa è l'abilità del picciono che anche non usiamo. E c'era questa qua, freccia perforante, che anche questa in realtà non uso mai perché mi dimentico. Però facciamo che rimaniamo così, quelle infuocate poi vediamo se vogliamo metterle o meno. Dove cazzo siamo? Si è buggato il mondo. Vabbè, devo andare. Allora vai in pace. Sì, ah, eccoci qua. Vai in pace sempre se ritroviamo Eivor. Posso... no, il legge. Per quanto riguarda... ecco, andiamo a vedere un attimo l'ordine. Facciamo ordine nell'ordine, perché effettivamente un pochino ne abbiamo anche eliminati. Ne abbiamo ancora un paio... città di Leather Chest, dove siamo stati. Questo si potrebbe eliminare. Questa qua è un po' più importante. Fulk, che è quella stronza che ci aveva fregato barra tradito. Questo qua non so perché ci segna... ah, ci segnava un indizio forse che avevamo trovato, ma quello già l'avevamo eliminato randomicamente. Questi vabbè sono quelli che troviamo in giro. Un paio ce ne abbiamo che forse già possiamo fare, perché quelli là mi sa che li possiamo comunque andare a trovare liberamente. E... Fulke no, Fulke immagino che dobbiamo proseguire con la storia, anche perché ci stava il nostro fratellino che era stato preso tra virgolette in ostaggio da, dal tipo. Senti, amore. Vabbè, non ci allarghiamo però. Lunden è con noi e l'ordine è stato spazzato via. Bene, Hitam ne sarà felice. Eppure questo è fatto, olè. Va bene. Signori, abbiamo la prossima, penso che era quella a 130, ne abbiamo altre 3, oddio, 3 per il momento, perché poi bisogna vedere se ne spawnano anche altre. Fammi vedere un attimino. Beh, poi ci sbloccherà forse anche questa. Beh, oddio, c'è ancora un bel po' da fare, soprattutto in zone abbastanza prepotenti. Quindi andiamo un attimino a spippolare i talenti. Siamo a 106, però abbiamo ancora 16 punti. Quindi arriviamo a 130. Non ci arriviamo, però vabbè, sti cazzi. Non è che ci mettiamo proprio. Danni abilità, sì, perché le abilità comunque le utilizziamo prepotentemente. Resistenza riduce i danni subiti dagli attacchi pesanti. Ci sta, andiamo un pochino con queste qua. Qua ci va a sbloccare questa qua della... atterramento del guerriero. RT prova ad atterrare un nemico ignaro con l'arma corpo a corpo. Questo è per le asce. Noi ce l'abbiamo l'ascia, quindi cosa buona e giusta. Corpo a corpo. Sì, andiamo un po' qua. Distanza. Salute. Ecco, questo che mi sblocca, che sembra cazzuto. Cremazione in battaglia. Vabbè, i nemici uccisi da uno dei tuoi attacchi di fuoco continueranno a bruciare infliggendo danni ai nemici vicini. Beh, mi devo ricordare di usare gli attacchi di fuoco, però. Andiamo un attimo qua. Danni pesanti, che meno. Facciamo stordimento. Conferisce bonus all'attrezzatura affine all'orso. Vabbè, questo per forza ci dobbiamo passare. Però questo me lo sblocco.
Danno critico. Andiamo anche qua. Danni d'abilità. Quella è l'abilità che abbiamo in realtà appena disattivato. Impatto di corsa, sblocca l'abilità, spaccare gli oggetti fragili e di spingere a terra PNG mentre si scatta. Però si scatta usando appunto quell'abilità. Non che mi interessi particolarmente, però proseguo per sbloccare questi. Accumulo da fuoco, danni da fuoco. Se inizio ad usare un po' i danni da fuoco può essere intrigante. Resistenza al fuoco onesta. Va bene, siamo a 122 di prepotenza. E la prossima, beh, attivare un'altra missione sempre qui dal tavolo con Randvi. Ma per quest'oggi direi che ci possiamo salutare qui. Al massimo un bacetto a Randvi, dai, giusto, ci salutiamo così. Un bacetto a Randvi, che torniamo dalla battaglia, salutiamo senza proprio chiamarla in camera, ma... E va bene così. Va bene.